Salve fratelli d'Italia, mi chiamo Mario e come potete probabilmente vedere porto una camicia, un paio di pantaloni, un paio di ciabatte, ma quella che vedete alle mie spalle non è altro che la bacheca della storia della mia scuola. Questa è l'aula principale della scuola. Potete vedere fuori è buio e dal mio orologio si concepisce che sono, non si vede molto bene, ma è mezzogiorno, è mezzanotte e mezza. In questo momento, questa è la hall della scuola, l'entrata, e sono qui a mezzanotte e mezza perché la classe di ESL chiamata qui, che significa la classe di nuovi canadesi, diciamo, è qui per una cosa chiamata sleepover, che sarebbe anche, si può dire anche pigiama party. Questi sarebbero gli studenti che vengono dalle altre nazioni del mondo a studiare in Canada per imparare l'inglese o qualunque altra cosa, e ogni tanto facciamo di queste scemenze. Questo video è principalmente per mostrare a tutti voi fratelli d'Italia come la mia scuola in Canada, per incominciare la cosa di cui sono più fiero, qui c'è un testo per la raccolta differenziata. Questa è la classe di inglese come seconda lingua, che è la classe dove noi canadesi studiano. Adesso sono stati a giocare alla PlayStation. Potete vedere, c'è qualcosa che ci sono in tutte le classi, c'è il microonde, c'è sempre la bandiera, una televisione in ogni classe e 1, 2, 3, 4, 5 computer per gli studenti in questo caso. Poi vedete lì ci sono tutte le facce con le bandiere di tutti gli studenti che sono passati per questa scuola. Lì c'è la mia, che sono stato il primo italiano qui. Questo qui è l'ufficio della professoressa. Vediamo che ogni professore ha un computer, infatti c'è un altro professore. Andiamo avanti, questa è un'altra aula, vediamo se trovo la luce, con un po' di impegno, ecco la luce, Dio disse la luce, la luce fu. Questa qui è l'aula di culture aborigene, come vedete, come nell'altra classe non ve l'ho mostrato, ma in ogni classe c'è un proiettore, che non sappiamo come spegnere in questo caso, visto che a mezzanotte e mezza non possiamo chiedere consulenza a nessuno e quindi rimarrà acceso fino a che non stacchiamo la spina. In questo caso c'è un frigorifero, un altro microonde e 1, 2, 3, 4, 5 computer. Qui siamo nell'aula di arti grafiche, vedete, qui diciamo tutti sono autorizzati a mettere del loro, c'è una marea di monnezza attaccata ai muri. Questa è tutta roba che il professore attacca alla lavagna, e neanche più tanti professori usano più la lavagna perché abbiamo le lavagne elettroniche. Vediamo la scrivania del professore col suo computer, il forno a microonde, la televisione, la bandiera. Questo qui forse non ve l'aspettavate. Questo non è che ci abbiamo portato noi, c'era già, ci stavamo solo vedendo un film, La finestra segreta mi sembra. Potete vedere le dimensioni di questo schermo. È una cosina divertente che ho scoperto solo oggi perché è la prima volta che entro in questa classe. È praticamente un set cinematografico. Infatti è qui dove insegnano agli alunni a fare cinema. E rieccoci in un'altra aula. Questa, diciamo, è un'aula che ho preso come esempio perché è una delle più normali. Io ho voluto iniziare da questa, che come forse pochi di noi sanno è una lavagna elettronica, o elettrica, non lo so, luminosa, qualunque cosa vogliate. Dal momento che queste lavagne che vedete qui in Canada sono praticamente obsolete da quando un genio ha pensato di mettere queste e probabilmente risparmiare soldi sui gessetti.
bandiera, televisione. Cioè, in questo caso il professore sta seduto a fianco agli alunni. Computer per il professore. La scuola tappezzata di manifesti. Quando io una volta provai a mettere un manifesto su un manifesto, era un pezzo di carta con scritto come confezionare bombe artigianali nella mia, al muro della mia scuola, venni sospeso. E come potete vedere qui non è che badano molto sul risparmiare soldi. Questo non so esattamente cosa sia, penso che siano convertitori. Questa è la classe di scienze, quindi potete vedere qualunque tipo di attrezzatura in giro. Andiamo, questi sono i cassetti dei professori. Chi non ha mai guardato nei cassetti dei propri professori in Italia? Erano vuoti, magari c'era qualche gessetto. Vediamo sempre qui i proiettori in ogni classe, tutti i compiti di tutte le classi in ordine, il classico temperino a manovella che probabilmente avete visto nei telefilm americani, dove uno non si deve portare il temperino a scuola, ma adesso si alza qui, fa un casino della Madonna, disturba la classe e ritorna a sedere. Passando qui davanti ho detto no, questa gliela devo far vedere. Questi che vedete qui sono tutti i trofei che la mia scuola ha vinto. In questo momento siamo nell'aula di SL, che probabilmente avete già visto nel video. Stiamo giocando a Twister. Tutta la gente. E ci tengo a farvi notare che è l'1-10.